non si può morire a questa età perché non c'è nessun controllo. A quanto so la scuola oggi non è chiusa per lutto, non è chiusa per lutto, i bambini sono andati a scuola, va bene tutto, la scuola doveva rispettare i bambini e i genitori e chiudere per lutto. Così Milano. È chiaro che oggi andare in giro col marchio di Milano indietro attrae tanto interesse, lo porti a casa turismo, insomma, obiettivamente. Per un delinquente rende di più trafficare in droga o in rifiuti? Per la droga, pene non inferiori ai 10 anni, per i rifiuti da 1 a 6 anni, vuol dire che se sei incensurato non vai in carcere, discarica abusiva, una contravvenzione. Dunque, il rogo di rifiuti di Codogno è il numero 690, in 3 anni parliamo di scarti di lavorazione non riciclabili, principalmente plastiche, 37,6 milioni di tonnellate solo nel 2017. Unica destinazione finale, l'inceneritore. Al sud ce ne sono pochi e quindi partono i camion per il nord, dove c'è anche ampia disponibilità di capannoni dismessi, 11.000 solo nel Veneto. Si stipano di rifiuti, poi vanno in autocombustione oppure dati alle fiamme dalla criminalità dedicata per evitare di pagare i costi di smaltimento. Siamo quasi ai 200 euro a tonnellata. E i danni ambientali poi chi li paga? In Lombardia i morti negli incidenti stradali sono stati 483 nel 2018, il 14,2% in più dal 2017, quando erano stati 423. La regione da anni attenta ha costituito il centro di monitoraggio della sicurezza proprio per tenere questo argomento al centro dell'attenzione. Io credo che si debba sempre contribuire con la formazione, con la preparazione soprattutto dei giovani, con lo studio delle cause, perché è pur sempre ancora la seconda causa di morte nel nostro paese. Quindi si cura, bisogna intervenire, bisogna fare tutto il possibile, bisogna cercare di sconsigliare certi comportamenti, bisogna spiegare le conseguenze che possono derivare da questi comportamenti. Noi sulla sicurezza stradale abbiamo chiuso un bando il 5 luglio scorso per 8 milioni di euro. Ci sono state richieste per 13 e le abbiamo in parte soddisfatte. L'anno 21 cercheremo di aumentare, anzi nel prossimo bilancio preventivo che faremo prima di Natale, cercheremo di aumentare il budget per questa partita, a cui partecipano gli enti locali, e devo dire che rispetto agli 8 milioni stanziati ne abbiamo avuti 13 di richieste. Adesso siamo.